Partiamo da una bottiglietta di vetro. Colla. E iniziamo a modellare partendo da una pallina di pasta sintetica. Un fairy seeder. E che cos'è? È un essere fatato che custodisce i semi. I semi dei fiori? Sì. Ah, capito. Bravo. Adesso lavoriamo però, eh? Fiore preferito? Tutti i fiori selvatici. E il tuo? La rosa. È molto, molto saporita. Ah, perché te la mangi? E certo! Perché tu no? Non sai che ti perdi. E hai ragione pure tu. Cottura. Talco per non far attaccare la pasta. Quando non volete far attaccare la pasta sintetica, potete usare cato ripel gel, talco o acqua. Cottura. Ogni volta che volete far aderire due parti di pasta sintetica, potete usare pasta sintetica liquida o scalpel in baking bond. Io ho usato il film liquid per ogni parte di questo progetto, anche se non lo ripeterò ogni volta. Per favore, rispetta il mio lavoro. Se sei ispirato dal mio progetto, aggiungi credit. C'è l'Idonia Studio di Daniela Messina e il link al video originale. Grazie! Cottura. Pittura con i colori acrilici per modellismo. Alla fine ho
lucidato gli occhi e ho fatto la rugiada con Elisa Pavelka Magic Gloss. Ed eccolo il nostro Fairy Cedar pronto da portare al collo per accompagnarci nelle nostre passeggiate estive nei boschi e per custodire tutti i semi fatati che troveremo. Un saluto anche dal vostro amico Topino. Ciao ciao!